stamattina insieme con il nostro vescovo cappuccino Thomas Osman, che è da 20 anni che è vescovo a Barentu. Ecco, con lui abbiamo vissuto questo tempo del mese di ottobre sostenendo un progetto appunto nella sua diocesi, di questo pozzo che appunto ha avuto bisogno di ristrutturazione perché era praticamente saltato tutto, e oggi è venuto a trovarci dopo che abbiamo raggiunto l'obiettivo di questi 25.000 euro per sostenere questo progetto. Siamo contenti di essere qui con lei, quindi ecco, anche a tutte le persone, benefattori, volontari eccetera, che ci seguono, è bello sentire anche così una piccola testimonianza da parte sua. Bene, contraccambio quel saluto francescano di pace e bene. Il progetto che è stato proposto per la proseguimento di realizzazione oppure terminare il progetto è stato veramente urgente, in quanto la gente gridava sempre dicendo aiutateci ad avere acqua pulita, e questo grido io ho presentato al centro, un appello accorato, e il centro ha accolto francescanamente, perché i francescani, come si dice, sono i frati del popolo, sono venuti incontro a questa necessità primaria. Sono qua appunto per ringraziare che il progetto è stato portato a termine grazie alla vostra animazione del centro, e grazie a tanti benefattori, giovani, volontari e altre tante persone che sono state sensibili e hanno risposto positivamente, e noi siamo ora gioiosi di portare avanti, di realizzare questo progetto. Ecco, aggiungo solo che è importante ricordare anche appunto chi ci segue che un ringraziamento grande va ai volontari, ma a tanti gruppi missionari ancora presenti che hanno davvero sostenuto, siamo stati in diverse parrocchie e al di fuori della chiesa, sempre pur col freddo magari, no? Con la pioggia, essere lì presenti per, con gioia anche per aiutare a sostenere questi progetti missionari. Vada veramente la mia gratitudine a questo gruppo missionario che sono stati sempre fondamentali per l'animazione e per la dedicazione che loro hanno avuto, soprattutto l'attenzione per i più bisognosi. Quindi ringrazio di tutto cuore e l'incoraggio ad esserci sempre vicini. Certo, sicuramente.